Siamo in piazza Vittorio Emanuele II con Salvo Lupica alla Casetta dei Libri. Di che cosa si tratta, Lupica? Allora, questo è un dono che abbiamo fatto al comune di Taormina. È un'idea diffusa in tante parti del mondo, ma che in questo caso ha avuto mia figlia, che al paese della bisnonna ha visto questa casetta, non vedeva l'ora ogni giorno di andare a leggere un libro e ha detto facciamola anche a Taormina, nel paese della nonna. E quindi abbiamo realizzato questa casetta, l'abbiamo dipinta, l'abbiamo riempita di libri che riassortiremo 2 volte l'anno e l'abbiamo donata alla comunità torminese, perché tutti i bambini, gli adolescenti, possano venire qui e prendere un libro. Abbiamo libri dall'età prescolare per bambini di primi anni di scuola elementare fino all'età adolescenziale. Come funziona materialmente la casetta dei libri? Allora, non è un progetto di book crossing, quindi non è un progetto nel quale si può prendere un libro e lasciarne un altro, è una piccola biblioteca. Si viene qui, si prende un libro, si legge sulla panchina insieme alla mamma, al papà, ai nonni da soli e poi si riposa. Vuole lanciare un messaggio alla lettura? Certamente bambini, ragazzi, leggete, state un po' lontani dai cellulari perché leggere stimola la fantasia. E poi comunque, oltre che alla lettura, anche alla possibilità di aggregarvi qui attorno alla casetta perché le piazze con i bambini sono sempre le più belle, le più pulite, le più gioiose.